i Beatles. Poi l'ha rifatta anche Michael Jackson la cover. Siamo di nuovo in macchina, amici cari, buongiorno, giorno 3. Andiamo a Milano 2 a girare l'ultimo video. Porsche 993 Carrera. Carrera Cabrio. Bello, eh? Sono Giuseppe Tringali e sono proprietario di una Porsche 911 del 97. E felice proprietario di una Porsche 911 del 97, un appassionato di motori, di macchine e moto anche. Quando dico appassionato di motori non dico esperto di motori, nel senso che io preferisco godere della macchina, della potenza del motore, del design della macchina o della moto. E non mettere le mani perché non è il mio mestiere. È un piacere parlare con te, Matteo, e raccontarti, non so, quello che sono state un po' le mie esperienze in questo senso. Come mai nel 97, Giuseppe, hai scelto proprio il 993? Ma guarda, era molto tempo che avevo voglia di prendere una Porsche, che io ho sempre considerato una macchina, un'icona della macchina, tra le macchine sportive, no? E ho avuto l'occasione, visitando la concessionaria Porsche, di trovare questa macchina di un anno e mezzo, e usata. Però che rispondeva un po' a tutte le caratteristiche, perché la volevo cabrio, la volevo quattro ruote motrici, e fra l'altro mi sono innamorato del colore sia della cappotta che degli interni, che sono blu, sia della carrozzeria, questo grigio metallizzato del quale non ti stanchi mai, no? E quindi veramente l'ho comprata con grande entusiasmo. E continuo a tenerla con grande entusiasmo, considerando che sono passati tanti anni. Purtroppo, o per fortuna per la macchina, ma purtroppo per me, non l'ho potuta usare moltissimo, perché tu considera, Matteo, che la macchina dal 97 ad oggi ha fatto 34.440 chilometri, quindi voglio dire, stiamo parlando di pochissimi chilometri. E anche questo è il valore, appunto, della macchina. Però il weekend era quasi un appuntamento fisso, no? Perché mi dava delle emozioni guidare questa macchina, che sia d'inverno che anche d'estate, a volte scoperta. Domanda a proposito di emozioni, di piacere di guida: tu ovviamente guidi macchine moderne tutti i giorni, perché non hai solo quella nel garage. Che cosa provi però quando guidi una macchina di quegli anni lì? Ma guarda, io devo dire che la differenza tra un'auto di quell'epoca, che poi voglio dire è un'epoca, non è neanche antichissima, era già un'auto che aveva delle caratteristiche tecniche abbastanza moderne, no? Però la differenza è l'elettronica, cioè l'elettronica che tu oggi hai sulle macchine moderne sportive è tale per cui la guida è una guida molto assistita, no? A meno che tu non togli tutto, vabbè, e ci sono macchine che dove puoi togliere parte dell'elettronica, quindi. Però ecco, quel Porsche è un Porsche praticamente senza filtri, un'elettronica che oggi possiamo dire ti aiuta alla guida, no? E lo senti nello sterzo, lo senti nelle curve, lo senti, cioè la macchina è nelle tue mani, no? È più viva. Esatto. Poi altra cosa che a me piace è il cambio manuale, no? Rispetto a, io ho avuto anche una Jaguar F-Type con il cambio automatico, e non è la stessa cosa, anche se ce l'hai allo sterzo, no? E tanto che ho preso una macchina nuova che ancora deve arrivare, che è una nuova Z4, e l'ho presa con il cambio manuale. No, e devo dire, è una macchina che ha una grande potenza, e hai questo borbottio del motore
quando l'accendi, che è molto particolare perché è un motore raffreddato a aria, l'ultimo raffreddato a aria e olio, e quindi diciamo è la Porsche, l'ultima Porsche della tradizione Porsche, no? Me la porto a Roma, da qua da Milano, mi faccio il viaggetto, 500 andare, già, 500 tornare, tornare, te la riporto per fare un po' di chilometri. Facciamo un po' di chilometri, eh? Che bello il volante, che bello tutto, che bello. Poi hanno iniziato, anche per motivi legati alla, diciamo, alle emissioni, eccetera, insomma, hanno iniziato a utilizzare motori con raffreddati ad acqua e quindi insomma. Con la 996 cominciarono. Esattamente. Sì, sì, praticamente credo l'anno dopo, sì, il 98, credo. Infatti, secondo me questa qui è un po' un'icona delle Porsche, proprio. Sì, è l'ultima generazione della vecchia generazione. La vecchia scuola, e come linee, come estetica, poco fa hai aperto il garage e ci sono rimasto. Ma sai cos'è che ho notato? Che questo vale un po' in generale per tutte le macchine. La differenza tra le macchine nuove e le macchine vecchie è la dimensione delle macchine. Cioè, tutte le macchine di quell'epoca erano tutte a dimensioni molto più ridotte delle attuali. È verissimo. E questo, voglio dire, se tu pensiamo alle Mini, se pensiamo alle Volkswagen, se pensiamo, erano tutte macchine che sembravano grandi all'epoca, ma in realtà erano piccole rispetto a quelle che fanno adesso, che costruiscono adesso. Le stesse Porsche di adesso sono più grandi. E quindi devo dire che dal punto di vista anche del come tu stai dentro l'abitacolo della macchina, sì, la senti molto più cucita su te stesso che non... io per esempio nel Jaguar era come stare in una grande berlina, cioè le dimensioni, gli spazi, no? Su Porsche sei più vicino al tuo passeggero, ti senti più... Forse era tutto più pensato, proprio costruito intorno alla cabina di guida, proprio al pilota, tutto costruito intorno al pilota. Quegli anni lì comunque furono anni d'oro, sicuramente, per l'automobilismo. Io, diciamo, ho una passione per gli young timer, quegli anni lì, ecco, e questa Porsche qui racchiude proprio quel pensiero lì. Infatti, non vedo l'ora che me la fai guidare sta macchina, Giuseppe. Lo faremo sicuramente quando vuoi, voglio dire, scendiamo in garage, la prendiamo e facciamo un giro. Oh, finalmente, va. Abbiamo anche aperto il tetto. Ci sono 3 gradi. Esatto. Ma no, però insomma. Dentro una Porsche. Non fa freddissimo. Allora. Che bello il volante, che bello tutto, che bello. Attenzione, bella dura. Segui il flusso. Segui il flusso. E Pippo ci è rimasto male che a pranzo ho mangiato un hamburger. Sei un grande Pippo, sai perché? Perché sei possessore di una Porsche 993, che è la mia preferita. È l'unica cosa che ha resistito fino adesso. Che questo è fatto bene, sì. È molto indicativo. È molto raro ed è indicativo. Conta chilometri analogico, è una mia passione. Questa è tutta analogica sostanzialmente. Credo che di elettronica non abbia quasi nulla. La sento. Allora disattiviamo questi controlli, su. Dove sono i controlli? Sì, è nuda e cruda come mamma l'ha fatta. Vieni su. È la famosa prima, seconda e terza che ti dicevo, no? Vai. Una sfrizzolatina. È lunga la frizione, eh? È lunga. Quindi ho dato gas e ancora stavo staccando. Non sono abituato. Però hai sentito il rumore della. Cioè il suono della prima e della seconda? Vabbè, se non l'ho sentito. Facciamo vedere una questo. Una piccola tigre. Piccola? Allora Pippo, qui a Milano 2 non ci sono le strade di montagna, non abbiamo potuto guidare più di tanto, però per me è stata una grande emozione e ti ringrazio. No, grazie a te per avermi coinvolto in questo programma, che fra l'altro mi piace moltissimo, complimenti veramente. E mi ha fatto piacere anche a me ritornare sulla mia Porsche e condividere con te queste emozioni della guida.
anche se, come giustamente dici, Milano 2 non è un circuito né di montagna né di percorrere, insomma, comunque. Magari facciamo un altro step un giorno in montagna insieme e ci possiamo scatenare un po' di più, anche perché a questa Porsche gli devi far fare qualche chilometro. Sì, hai ragione. 34.000 hai chilometri ragione. Sono troppo facciamo pochi. Così, appuntamento per un prossimo giro sul lago di Como, da quelle parti lì, sì, che sì. Il circuito è molto più interessante, più sì, divertente. Sì, sì, sì. E così facciamo un next step. Ci sto, alla grande. Fantastico, grazie a te. Ciao Pippo. Grazie, ciao. Grazie. Ciao ragazzi, ciao Pippo. Ci vediamo domani. Ciao.